I numeri impressionanti delle ultime ore sul contagio da Covid-19, particolarmente al nord dell'Italia, non ci lasciano certamente tranquilli, ma ci tengono davvero col fiato sospeso. Un maggior rispetto delle regole, cosa che non avviene in tutta la penisola, purtroppo, sarebbe quanto mai auspicabile in questo momento. Ma qual è la situazione adesso in Italia, in Campania? Lo abbiamo chiesto al professor Paolo Acierto, direttore dell'unità di melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative all'Istituto Nazionale dei Tumori del Pascale di Napoli. Allora, professore, vorremmo iniziare con una buona notizia, secondo la quale qualche ora fa, nel giorno in cui parte la sperimentazione nazionale al Cotugno, sono stati estubati i primi due pazienti tra i 20 trattati nel capoluogo campano. Ecco, ce lo conferma? Assolutamente sì, è una notizia molto importante che va nella direzione del cauto ottimismo che dicevamo. Due pazienti sono stati estubati, sono in CPAP e addirittura nelle prossime 24-48 ore potrebbero tornare in subintensiva. Bene, professore, proviamo a fare il punto della situazione. Secondo lei, qual è la situazione in Italia, in Campania oggi rispetto a qualche settimana fa? Se ci sono magari segnali positivi, di ottimismo, diciamo. Allora, innanzitutto questa notizia di due pazienti estubati arriva in una giornata in cui parte la sperimentazione, come ha detto lei, da qualche ora attiva la piattaforma dove si possono arruolare i pazienti e questi sono 330. Per quanto riguarda la regione Campania, in questo momento c'è emergenza sì, però non c'è sofferenza e questo è importante. L'azione di isolamento contenitivo, come si dice, in questo momento è molto importante per non diffondere l'infezione e quindi ridurre al minimo le persone che possono avere la famosa polmonite e complicanze da questa infezione. Se manteniamo questo isolamento contenitivo, quindi rimaniamo a casa, potremmo avere dei risultati importanti e quindi avere lo stesso risultato che poi hanno ottenuto i cinesi. Oggi a Wuhan praticamente il numero di infettati, il numero di malati era zero. Ecco, secondo lei, può bastare rimanere a casa per evitare il contagio? Beh, assolutamente sì, se non c'è contatto tra le persone, se c'è il cosiddetto distanziamento sociale, è chiaro che l'infezione non si diffonde. D'altra parte, anche qui dobbiamo imparare dalla Cina, a Wuhan oggi c'erano zero casi perché loro hanno messo in atto queste misure da subito. Ecco, quali sono i sintomi che devono farci preoccupare subito? Ascolti, i sintomi sono quelli dell'influenza. Ovviamente lì dove c'è semplicemente una febbre o un raffreddore, questo non in qualche modo deve destare preoccupazione. La preoccupazione deve venire lì dove c'è una tosse o una difficoltà di respiro. Se c'è febbre alta e difficoltà di respiro, quello è il momento in cui è il caso di fare un tampone. Professore, il farmaco che lei sta utilizzando, possiamo dire che sta dando buoni risultati, ovviamente. Ma lo abbiamo detto prima, due pazienti estubati, altri pazienti che sono migliorati. Dei 18 pazienti ce ne sono diversi che sono migliorati. Come sostengo da tempo, la parola d'ordine è cauto ottimismo, la sperimentazione ci dirà il valore di questo farmaco e un valore che gli verrà attribuito attraverso un rigore scientifico, che è quello della sperimentazione. Ecco, esiste secondo lei una differenza con i focolai del nord così aggressivi? Io penso per esempio al bergamasco rispetto al sud e se dobbiamo aspettarci anche al sud tempi peggiori, tempi difficili? Allora, per quanto riguarda la situazione del nord, nel nord il virus è circolato per parecchio, per molto tempo, probabilmente da prima del famoso 20 febbraio del paziente numero 1 e quindi questo ha favorito la diffusione ed è il motivo per cui in questo momento ci sono tanti casi. Io credo che al nord ci sono tanti casi gravi, tante polmoniti, ma ci sono anche tanti, tanti infettati. Al sud fortunatamente questo non è avvenuto e queste misure potrebbero aiutarci nel contenere la diffusione. Voi non siete in grado per ora di prevedere più o meno la fine di questo incubo? Al momento purtroppo questo non è prevedibile e ribadisco il concetto, se noi riusciamo a contenere la diffusione dell'infezione, anche qui, come è successo a Wuhan, la diffusione può essere azzerata. Professore Acierto, io intanto la ringrazio per la sua disponibilità, per il suo grande contributo scientifico che ci ha dato e che sta dando al Paese. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a voi.